notte magica del Campobasso che dopo soli 2 anni torna in Serie C in città, in oltre 10.000 per festeggiare il traguardo. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata oggi alla Camera dei Deputati per la discussione, nel capoluogo un presidio del Comitato per il No. Fino al 5 maggio a Termoli la statua della Madonna di Fatima nella chiesa di San Timoteo, ad accoglierla all'arrivo molti fedeli, ma non solo. Il Termoli festeggia la salvezza dopo lo 0-0 maturato contro l'Aquila, il Vasto Girardi dice addio alla Serie D dopo il KO subito dal Tivoli. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori e bentrovati con l'informazione di TLT. Una serata all'insegna dei festeggiamenti a Campobasso per la vittoria del campionato di Serie D della squadra del capoluogo in oltre 10.000 in contrada Selvapiana. Notti magiche inseguendo un gol, così canterebbero Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Una notte all'insegna della gioia e dei festeggiamenti quella vissuta a Campobasso. La squadra del capoluogo che è tornata con una giornata d'anticipo nel calcio che conta. La Serie C tanto ambita, tanto auspicata, che ora dà ufficialmente il via alla stesura di un capitolo importante, non soltanto per la città ma per l'intera regione. Bandiere al vento e cori hanno animato la città, migliaia di campobassani non soltanto si sono riversati strada per rendere onore ad una squadra che in soli 2 anni è tornata nel professionismo con grinta e determinazione. In serata in 10.000 circa si sono recati in contrada a Selvapiana per attendere l'arrivo del pullman da Chieti con a bordo giocatori, staff e dirigenza. Fumogeni, musica, fuochi d'artificio e lo stadio finalmente intitolato ad Antonio Molinari, illuminato di rosso e di blu. La gioia e la soddisfazione sono state incontenibili sul palco, uno ad uno, tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo. Emozione e soddisfazione nelle parole del presidente del club rosso-blu, Matt Rizzetti, che oltre a complimentarsi con tutti ha espressamente detto che la conquista del campionato è soltanto l'inizio di ambiziosi traguardi. Sarà una Serie C nella quale il Campobasso non sarà soltanto una comparsa, ma scenderà in campo per farsi valere. Il plauso del vicepresidente Nicola Cirrincione alla piazza, ai tifosi, a tutti coloro che hanno dato oltre l'impossibile sostegno alla squadra e a tutta la società. Insomma, una serata che certamente rimarrà negli annali del Campobasso, un punto di partenza più che di arrivo, capace di unire una popolazione intera dalle nuove generazioni a quelle che hanno vissuto gli anni della Serie B. Ieri c'erano tutti indistintamente in un clima che nel capoluogo non si avvertiva da troppo tempo. E a proposito della vittoria del campionato del Campobasso e della salvezza del Termoli, il messaggio da parte del presidente della regione Francesco Roberti. I più sentiti e sinceri complimenti vanno al Campobasso, si legge nella nota del governatore che dopo una cavalcata vincente ha vinto il campionato e al Termoli che è riuscito per il secondo anno consecutivo a mantenere la permanenza nella massima categoria nazionale dilettantistica. Quasi come un segno del destino, ha aggiunto, l'ultima giornata vedrà in campo nel capoluogo di regione Campobasso e Termoli, in una partita che, campanilismo a parte, sarà l'occasione per una giornata di sport e festeggiamenti da entrambe le parti. E cambiamo ora argomento. Presidio di una rappresentanza del Comitato Spontaneo contro l'autonomia differenziata, l'Italia che non vogliamo, nel giorno in cui il disegno di legge arriva alla Camera dei Deputati per la sua discussione. A conclusione dell'iter in Commissione Affari Costituzionali, questa mattina è giunto in aula alla Camera dei Deputati il provvedimento legislativo proposto dal leghista Calderoli sull'autonomia differenziata. È stato questo il motivo per il quale c'è stato un presidio davanti alla sede della Prefettura di Campobasso di una rappresentanza del Comitato Spontaneo contro l'autonomia differenziata, l'Italia che non vogliamo.
Si discuterà alla Camera prossimamente e il risultato già noi lo sappiamo qual è, vista la maggioranza che è di destra, poi ci sono anche gli appoggi all'interno dell'altra area contrapposta. E questo è una iattura, diciamo così, per il cittadino che guarda soprattutto alla Costituzione, che prevede e vede e afferma che l'Italia è una, dal nord al sud, e l'autonomia differenziata, cioè il decreto di legge 615 di Calderoli, non fa altro che sottolineare la distinzione tra il nord e il sud. Il nord produce e il sud che è parassita, no? Le parole di Miglio del 1994 al secondo congresso della Lega sono chiare, cioè il meridione è considerato come un parassita. E Miglio paragonava i parassiti degli animali come gli esseri umani e quindi come gli abitanti del sud. Ora la battaglia è grande, ma soprattutto dinanzi un po' alla afasia, alla distrazione che ha la maggior parte della popolazione oggi in Italia, che dinanzi a questo lessema, a queste due parole, no? Autonomie differenziate, non si rende conto che oggi noi siamo su un precipizio grandissimo di vedere considerato il meridione un parassita privo di ogni prospettiva civile, e soprattutto noi vediamo l'attacco alla Costituzione che prevede che l'Italia è una ed indivisibile, quando invece l'autonomia differenziata divide l'Italia in 20 regioni. E passiamo alla cronaca. Termoli sotto shock per la notizia della scomparsa improvvisa di un cittadino 25enne trovato senza vita nella sua abitazione a Bologna, dove si trovava per motivi di studio. Sembrerebbe un aneurisma cerebrale la causa, ma gli inquirenti hanno disposto l'autopsia sul giovane per far luce su quanto accaduto. I cittadini di Termoli e di numerosi comuni vicini hanno accolto nel piazzale del porto l'arrivo in elicottero della statua della Madonna di Fatima, che è stata portata in processione alla chiesa di San Timoteo, dove accoglierà i fedeli fino al 5 maggio. Vediamo. Migliaia e migliaia di fedeli hanno accolto con gioia l'arrivo della statua della Madonna di Fatima al porto di Termoli, così come avvenne nel lontano 19 marzo 1983. Il porto appunto si è trasformato nella pista di atterraggio di un elicottero, e se 41 anni fa a scendere fu Papa Giovanni Paolo II, stavolta è stata l'effigia mariana proveniente dal santuario eretto a Fatima sulla petizione ai tre pastorelli. Un pellegrinaggio che per 9 giorni calamiterà la chiesa di San Timoteo, forse decine e decine di migliaia di fedeli. Il porto di Termoli, gremito come le strade adiacenti che dal centro si affacciano sul mare, con naso all'insù per scrutare e scorgere l'elicottero della Guardia di Finanza giunto pressoché in orario alle 18 da Roma. Dall'elicottero è sceso un padre missionario che portava tra le braccia la Madonnina, consegnata poi al parroco di San Timoteo, Don Benito Giorgetta, che a sua volta, tramite i coniugi Casciotto, visibilmente commossi per tale onore, è stato portato al vescovo Gianfranco De Luca. È molto bello, è molto bello. Io ero prete giovane, giovanissimo prete, ricordo Monsignor Ruppi, che è stato anche il vescovo che mi ha consacrato sacerdote, che ottenne questa stessa circostanza. E allora fu bello, e oggi è bello vedere anche la testimonianza di queste persone. La fede non è data solo da questo, lo sappiamo, però anche questo ci dà il senso del polso della fede. Gente che aspetta, gente che vuole benedire, lodare, pregare la Madonna, e questo è un reciproco contagio positivo che ci dobbiamo dare. La Madonna è qualcuna, è una mamma che viene per fare felici i suoi figli. Centinaia, se non migliaia, di fazzoletti bianchi si sono levati al cielo con le persone assiepate ovunque, sia al porto che su via Carlo del Croix, poi a via del Porto. A intervenire il vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, il presidente della regione Francesco Roberti, lo stesso Don Benito Giorgetta, che ha letto la preghiera, e il vescovo poi De Luca durante l'evento hanno suonato financo le sirene dei pescherecci. Quindi il corteo si è mosso per raggiungere il centro cittadino tra due ali di folla esultanti ed innumerevoli video poi sono stati girati, dirette foto scattate sui lati delle strade, in processione al porto per via Aubri, via Roma, Corso Nazionale, Corso Umberto, fino all'arrivo nella chiesa di San Timoteo, dove il vescovo De Luca
ha aperto la porta santa per entrare appunto con la Madonnina sull'altare della chiesa di via Fratelli Brigida. Durante i controlli sul territorio da parte della polizia ad Agnone, un 19enne è stato fermato alla guida della sua automobile. Vedendolo in preda all'alcol, gli agenti gli avrebbero chiesto di sottoporsi all'etilometro, richiesta alla quale il giovane si è categoricamente rifiutato. Per tale ragione è stato poi sanzionato. Cambiamo argomento. L'ANPI ribadisce l'importanza di difendere la Costituzione italiana, il documento nato dalla Resistenza e dalla liberazione dal nazifascismo, che negli ultimi tempi è spesso messo in discussione volendo cancellare norme e diritti. La Costituzione italiana è da più parti considerata una delle costituzioni tra le migliori del mondo, perché riconosce e stabilisce i pieni diritti e i tanti doveri di tutti i cittadini, mentre afferma la democrazia e la centralità del Paese, un bene comune da difendere e valorizzare. Oggi però spesso ascoltiamo parole che muovono contro di essa. Un documento nato dai grandi ideali di libertà da ogni dittatura, dalla liberazione dal nazismo e dal fascismo, dal sangue di tanti italiani. Per questo l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia torna a parlarne in ogni occasione, perché bisogna difenderla da ogni attacco e semmai valorizzarla, riproponendo negli articoli il rispetto che si deve all'alto impegno delle madri e dei padri che l'hanno scritta e l'hanno fatta diventare nel tempo quella carta costituzionale che si distingue per merito e chiarezza da tutte le altre. Non perché io faccio parte dell'Associazione Partigiani, ma perché, non ricordando loro, noi ricordiamo i valori fondativi della nostra Repubblica. E quindi chi ha sacrificato la propria vita per far sì che questo avvenisse, non c'è un tempo che dica che vada ricordato o non vada ricordato, va ricordato sempre, deve essere un fatto istituzionale ed è un fatto istituzionale. Quindi noi siamo, come si dice, nel pieno rispetto dell'istituzione ed è oggi importantissimo parlare di Costituzione, perché vedete, la nostra Costituzione non pone il freno, anzi accelera i processi, ma il problema qual è? Che le classi politiche che abbiamo purtroppo non sono all'altezza per poter gestire una Costituzione come la nostra. La resistenza tra lotta partigiana e internamento Nicolangelo Ciamarra. È questo l'argomento centrale di un convegno organizzato dal comune di Campobasso e Ampi in Molise per domani dalle 18 al Circolo Sannitico. Sono previsti gli interventi di Antonio Salvatore e Fabrizio Nocera dell'Università degli Studi del Molise, di Daniele Celli, nipote di Nicolangelo Ciamarra, e Loreto Tizzani, presidente dell'Ampi Molise. Bilancio positivo per il comune di Salcito, un avanzo amministrativo per le casse comunali che potrà essere ancora più evidente nei prossimi anni. Vediamo. Sindaco, da 10 anni la clinica Pavone alle porte proprio di Salcito, nel suo territorio, una struttura, un'occasione anche per poter risollevare nel suo piccolo le sorti occupazionali e sociali del Molise interno, soprattutto di Salcito. Assolutamente sì, è appunto quello che ho detto prima, che lo ribadisco, noi sindaci, noi amministratori abbiamo bisogno di imprenditori che facciano questo lavoro sul territorio insieme, in collaborazione con le amministrazioni. Lo spopolamento si contrasta se riusciamo a far rimanere qua i nostri giovani e riusciamo a farli restare qui a lavorare, a mettere su famiglia, e questo è un esempio palese di cosa è successo 10 anni fa. Un imprenditore, una fondazione, dei soggetti, delle persone, delle risorse hanno appunto deciso di intraprendere questo viaggio, che, di cui io beneficio.
Dopo diversi anni parliamo di cose più strettamente amministrative e politiche del suo comune, proprio il suo comune ha un bilancio positivo, quindi cosa si potrà fare in più rispetto agli altri anni e in vista dell'estate? Siamo felici e orgogliosi di essere l'amministrazione, io il sindaco che guida l'amministrazione, che dopo tanti anni ha riportato le casse comunali in avanzo amministrativo. Il rendiconto approveremo a breve, confermerà appunto questo, e sicuramente nei prossimi anni riusciremo a fare qualcosina di più. Intanto avere un comune con un bilancio sano è assolutamente una cosa positiva, e in più ci saranno varie strategie da mettere a punto di conseguenza. Ogni tanto i mostri ritornano e spesso lo fanno seminando ancora terrore, rinnovando vecchie paure. È il caso di una scritta oltraggiosa sul muro di un palazzo di Campobasso, situato a pochi metri da Palazzo Daimo, la sede del Consiglio regionale, che molti hanno pensato fosse stata realizzata in questi giorni, ma che invece risale ai primi anni Ottanta del secolo scorso. Le parole sono state rimosse definitivamente questa mattina. La scritta è riapparsa in questi giorni, forse perché la lieve mano di vernice che la nascondeva con il tempo sia scomparsa, facendo tornare visibile le parole originarie. Un segnale dei tempi attuali che testimoniano il ritorno di numerose esaltazioni dei nefasti periodi storici, quelli che inneggiavano ed inneggiano al nazismo e al fascismo. E adesso spazio al meteo prima di passare alla nostra pagina sportiva. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve. Specialisti delle batterie e degli accumulatori, 30 anni di esperienza nel settore. La gamma commerciale è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Sole e bel tempo oggi sulle regioni di Abruzzo e Molise. Le temperature odierne sono comprese in Molise dalla minima di 11 gradi a Campobasso fino alla massima di 24 ad Isernia. Per l'Abruzzo dai 7 gradi dell'Aquila alla massima di 23 gradi a Pescara. Ventilazione debole dai quadranti di sud-ovest, poco mosso il mare Adriatico. Domattina condizioni meteo in ulteriore miglioramento, valori atmosferici in rialzo e correnti di direzione variabile. Nel campionato di calcio di Serie D, girone F, in scena la 33esima e penultima giornata. Vediamo insieme il quadro della situazione. 33esima giornata nel campionato di Serie D. Avezzano Almafano 2-0, Termoli L'Aquila 0-0, Chieti Campobasso 0-2, Fossombrone Sora 0-0, Real Monterotondo Matese 3-0, Notaresco Atletico Ascoli 0-1, San Benedettese Roma City 1-1, United Riccione Vigor Senigallia 2-1, Vasto Girardi Tivoli 1-4. Con una giornata di anticipo il Campobasso sale in Serie C. Molisani a 69 punti, L'Aquila 65, Avezzano 56, San Benedettese 55, Roma City e Vigor Senigallia a 49 punti, Atletico Ascoli e Chieti a 47, Notaresco 45, Termoli 42, Fossombrone, Sora e Real Monterotondo 41 punti, Riccione 37, Tivoli 34, Almafano e Vasto Girardi 29 punti, Matese chiude ultimo a quota 25. Il Campobasso vince per 2-0 allo stadio Angelini contro il Chieti, 3 punti decisivi per il ritorno in Serie C in 500 dal capoluogo molisano a sostegno dei rossoblù. 33esima giornata, stadio Angelini di Chieti, buon pomeriggio.
È tutto pronto qui a Chieti per questa 33esima giornata. Si sfidano per l'appunto Chieti e Campobasso, entrambe alla ricerca di punti pesantissimi, l'una per continuare la corsa alla promozione, l'altra per chiudere in bellezza tra le mura amiche per restare aggrappati alla coda dei playoff. Pacillo, che è tornato sull'out di destra dall'altro lato, Parisi, ancora Pacillo di sfondamento, pallone in aria di rigore verso Romero, lo salva, la salva Serra che allontana il pallone. Traversone di Filippo a cercare Romero, l'incornata con la testa di Romero, forse un po' troppo lungo il pallone, ma lo raccoglie comunque l'ex giocatore della Vastese. Buono lo scambio con Pacillo, una serie di rimpalli che prova a favorire il giocatore romano. Grandis dal limite, lo scavino in area di rigore per Parisi, il mancino di Parisi, pallone a fin di palo. Deve alzare la testa, serve Pacillo che può provare anche a rimetterla dentro, è proprio quello che fa, salta Romero che prova ad anticipare Serra che va a vuoto, poi Maldonado raccoglie il pallone, palla sul secondo palo, stacca Gonzales, la salva sulla linea la difesa del Chieti, ancora il Campobasso in attacco, Parisi e il notaresco sotto di un gol contro l'Atletico Ascoli tra le mura amiche. Di Nardo in area di rigore, la conclusione di Di Nardo, Serra, poi Romero aggancia, resta lì il pallone, la palla per Maldonado, deve provare la conclusione Maldonado, il destro di Maldonado fuori, anche se si risistema la difesa rosso-blu, prova ad andare Gaillet a recuperare la scivolata di Grandis, lo salta netto Gaillet, attenzione, prova poi la conclusione, Castellano prende le misure, il traversone sul secondo palo, attenzione, sembrava dentro, il numero 8 sul pallone, traversone sul secondo palo, brivido, allontana Maldonado, la palla che resta lì, Ahmed Fall poi rialza questo pallone che recupera Esposito, si riparte dalla bandierina, tocco cortissimo per Bonacchi, siamo al limite dell'area, palla ancora per Maldonado, il traversone sul secondo palo lunghissimo, Romero di testa, pallone alta, copre il pallone il Campobasso, Grandis in verticale, Romero si fa vedere Lombari, il pallone per lui, intanto in area di rigore Di Nardo, Lombari uno contro uno, si accentra, se la porta sul destro, Lombari, la traversa di Lombari, ancora in avanti Grandis che non riesce, è sempre l'argentino che ha il compito di controllare questo pallone, la bada solo Gonzales, il pallone in area di rigore, Romero, Romero fa 1-0, il Campobasso in vantaggio all'Angelini di Chieti, ha segnato Romero, un rapace nell'area di rigore, l'ha toccato il tanto che basta per spedirla alle spalle di Serra, 1-0 con Romero che festeggia sotto i 500 che sono giunti da Campobasso. Opera il pallone Parisi, bravissimo, può andare in contropiede il Campobasso, attenzione Parisi, si infila Lombari, il pallone ancora per Parisi, l'esterno è per Lombari, può provare la conclusione, Lombari decide di rimetterla in area di rigore, attraversa tutta l'area, occhio che la palla è lì, Di Nardo, la parata di Serra, si salva il Chieti. Di Nardo prova ad andare da solo, Di Nardo si fa vedere a Bonchele, lo serve in questo momento, Rasi si inserisce, Rasi con il destro, pallone smorzato, Serra recupera, Rasi legge benissimo l'azione, recupera la palla, Lombari messo giù, pallone pieno dice il direttore di gara, poi si rialza Lombari, ancora Lombari può provare anche la conclusione, poi l'appoggia per Di Nardo, Di Nardo in area di rigore, Di Nardo il tiro di... Sei! Antonio Di Nardo fa 2-0, Antonio Di Nardo fa 2-0 all'85esimo e la mette praticamente in cassaforte, la mette praticamente in cassaforte, ha raddoppiato Di Nardo, ha raddoppiato Di Nardo, sì, sì, che trova sulla destra Cucciniello, sempre in avanti la Chieti in questo finale di gara di Sabatino, se la va a prendere sulla destra, limite dell'area, alza la testa e la traversone sporcato da Abonchele, palla in area, attenzione a Gaie, Gaie si gira, pallone fuori, è finita, è finita, è finita, è finita, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Aprile 2024, il Campobasso torna in Serie C, torna in Serie C, torna in Serie C, lì dove meritavamo di stare, dove meritavamo di stare, siamo in Serie C, siamo in Serie C, grazie ragazzi,
grazie. Grazie, siamo in Serie C. Al Cannarsa il Termoli ferma la corsa dell'Aquila, non si va oltre lo 0-0 ma il pareggio consente ai bassomolisani la salvezza matematica con una giornata d'anticipo. Il Termoli è stato arbitro del suo destino ma anche di quello delle due candidate alle vittorie del campionato. Alla fine lo 0-0 ha salvato ufficialmente il Termoli Calcio ed ha condannato l'Aquila a restare seconda in classifica con il Campobasso che invece ha trionfato. Davanti ad uno stadio il Cannarsa strapieno come non mai, tantissimi tifosi aquilani giunti in riva al mare, ma anche tanti termolesi che mancavano da una vita sugli spalti dello stadio termolese. Le due squadre scese in campo agli ordini del signor Colelli di Ostia Mare si sono studiate per i primi 5 minuti, ma la cronaca ci porta subito al settimo con il Termoli che è andato ad un passo dal gol. Grande azione ficcante del giovane Gabrielli giunto in aria, quasi sul fondo mette in un invitante pallone al centro per Burzio, il quale da posizione ottimale cicca maldestramente la palla e così sfuma il possibile vantaggio dei giallorossi. Al 26esimo ancora Burzio, autore di un'ottima fuga sulla sinistra, entra in aria e al momento del tiro si allunga troppo la palla sciupando anche questa opportunità. Al 31esimo ancora Termoli in evidenza, ancora l'ottimo Gabrielli si libera al tiro seppur insidioso ma il portiere ospite para. Al 33esimo e fino allora gli ospiti non erano proprio pervenuti in campo, si fanno vivi, il rossoblù con un tiro di Banegas che finisce fuori. Il primo tempo si conclude con un tiro di Burzio, forte ma controllato senza patemi da Michielello. Ripresa, ancora Termoli in costante voglia di passare, al 13esimo fuga di rimessa di Burzio sulla destra, serve un invitante pallone a Gabrielli, ancora lui, il quale in aria al momento di tirare viene spinto in modo sospetto, la palla assume le sembianze di una pallina da flipper e sbatte da qualche parte e l'Aquila si salva per il rotto della cuffia. Al 20esimo l'Aquila, avvisata probabilmente che il Campobasso era passato in vantaggio, aumenta i giri del motore e stavolta sfiora il gol su tiro di Del Pinto. Lombardo fa un'autentica paratone ed evita di capitolare. Al 38esimo ancora Del Pinto, protagonista in negativo sul calcio d'angolo, libero ad un metro dalla porta, di testa invece di insaccare manda incredibilmente sul fondo. Ma al 44esimo ancora il Termoli che si fa vivo dalle parti dell'Aquila, non demorde e ancora una fuga di Burzio serve Maiorino, da poco entrato, il suo tiro da ottima posizione non ottiene gli effetti sperati. Finisce così 0-0 e a festeggiare è il Termoli che in base ai calcoli di distacchi in zona play-out con 42 punti è ufficialmente salvo. E anche a tutte in barba le matematiche, l'Aquila seppur applaudita dai suoi tifosi comunque torna a casa a testa bassa. Ma una cosa vogliamo dirla a coloro che pensavano ad un biscotto tra le due squadre. Nessun biscotto ma solo consapevolezza che entrambe hanno fatto appieno il proprio dovere. Il Vasto Girardi dice addio alla permanenza in quarta serie. La squadra altomolisana costretta a cedere il bottino nello scontro diretto contro il Tivoli, terminato 4-1 per i laziali. Che stanno ben interpretando le mosse e le movenze degli attaccanti avversari. Qui il pallone passa, cross in mezzo e la spizzata da parte di Massimo Camilli per il vantaggio della Tivoli. Trasto e calcio di rigore per la Tivoli. Destro di Vesterichki, portiere da un lato, palla dall'altra, raddoppio di Burtino. E poi Pellegrini la controlla, va da Spirito. Spirito prova a servire Fatati, errore qui con il rigore assegnato al Vasto Girardi. Spirito in ritardo su Lisi. Fischia l'arbitro. Parte Ruggeri, Zappalà si stende e para con le gambe, rimane avanti due gol a Tivoli. Per Iacullo che la perde, Vesterichki, serve Camilli, Camilli rientra, supera un avversario, vince il rimpallo, riesce a girarsi Savi e poi ad incrociare con il sinistro e il terzo gol della Tivoli. La battuta di Lisi verso il centro dell'area, colpo di testa e rete, ha segnato il Vasto Girardi con la spizzata in porta dei Caon. Servizio arretrato, sbagliato però, e allora Camilli può conquistare il pallone, vuole andare da solo Camilli, sbilanciato, riesce a tenere il pallone, contrasto e calcio di rigore per la Tivoli. Camilli
contro Servalli, Camilli spiazza Servalli, quarto gol della Tivoli. Arrivano i tre fischi dell'arbitro, la Tivoli si impone 4-1 al Filippo Itella. Penultima giornata anche nel campionato di eccellenza e promozione molisana, vediamo insieme le grafiche. Calcio di eccellenza, 29° turno, i risultati: Aurora Alto Casertano, Sesto Campano 6-1, Virtus Gioiese, Castel di Sangro 1-5, Campomarino Cliternina 2-2, Boiano San Pietro in Valle 0-0, Olimpia Agnonese Isernia 2-4, Fortore Difesa Grande Termoli 2-2, Real Guglionesi Turris Santa Croce 2-0, Venafro Ripali Mosani 2-1, Isernia ormai in Serie D a 79 punti, Aurora Alto Casertano 72, Guglionesi 50, Venafro 49, Virtus Gioiese 42, Castel di Sangro 41, Sesto Campano e San Pietro in Valle 38 punti, Fortore 36, Ripali Mosani 35, Turris 33, Boiano 32 punti, Cliternina 25, Campomarino 24, chiudono la classifica 22 punti, Olimpia Agnonese, Difesa Grande Termoli. Campionato di promozione, Esernia Sciaminate Campobasso 5-0, Torre Maggiore Spinete 1-2, Bois Vairano Rocca Ravindola 2-0, Montenero Morcone 3-0, Forulum Altilia Samnium 19-0, Calena Baranello 1-4, Real Prata Locomotive Riccia 2-1, Trivento Juvenes Campobasso 1-1. Bois Vairano al comando 67 punti, Montenero, Esernia e Baranello a 62 punti, Trivento 51, Riccia 50, Torre Maggiore 45, Real Prata 44 punti, Juvenes 40, Forulum 37, Spinete 35, Rocca Ravindola 34 punti, Sciaminad 27, Morcone 25, Calena 22, Altilia Samnium chiude a meno 1. Per la pallacanestro femminile di Serie A1, la Molisana Magnolia conquista la gara 2 contro il Sesto San Giovanni imponendosi di 3 lunghezze con il risultato di 65-62. Così la serie arriva ai quarti con la gara 3 che si deciderà all'Arena di Contrada Selvapiana mercoledì 1 maggio. Per coach Mimbo Sabatelli si è trattato di una gara nella quale le Fiori d'Acciaio hanno mostrato grinta e determinazione, conquistando un match sicuramente non tra i più semplici. E con questa notizia termina il nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci seguito. Un buon proseguimento.